Benvenuti a Punto Europa, l'appuntamento settimanale con l'informazione a cura della delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo, che questa settimana si è riunito a Bruxelles in sessione plenaria. La nuova legislazione europea in materia di derivati segna un passo in avanti verso la trasparenza e la stabilità dei mercati finanziari. L'Aula ha approvato il testo che ci commenta Leonardo Domenici, relatore ombra per il gruppo S&D. La settimana scorsa il Parlamento europeo ha approvato una riforma molto importante che va a comporre il mosaico del più generale processo di revisione e di riorganizzazione dei mercati finanziari. Si tratta di un provvedimento che era atteso da molto tempo, che ha richiesto una lunghissima gestazione e riguarda i prodotti derivati e la loro commercializzazione sui mercati finanziari. Uno dei problemi fondamentali che ha portato alla crisi del 2007-2008 è che molti di questi derivati non passavano attraverso le piattaforme istituzionali, come ad esempio le borse, per poter essere scambiati. Questo ha determinato una situazione in cui una cifra incredibile, circa 600.000 miliardi di dollari in derivati, venivano scambiati, transati direttamente attraverso il venditore e il compratore. E significava non avere una informazione, neppure la più piccola, su come queste transazioni avvenivano e sul loro effettivo valore. Con la riforma che è stata approvata la scorsa settimana, l'Unione Europea si mette al passo con provvedimenti analoghi che sono già stati presi negli Stati Uniti d'America e avremo la possibilità, primo, di garantire minore rischio, cioè tutte le transazioni in derivati sopra una certa soglia dovranno prevedere una adeguata copertura e compensazione finanziaria. Secondo, tutti i derivati scambiati sopra una certa soglia dovranno essere registrati presso apposite trade repositories che avranno appunto il compito di dare l'informazione più adeguata alle autorità di controllo in modo da non avere una condizione di totale mancanza di controllo su queste transazioni in derivati. Si tratta soltanto di un primo passo. E noi avremmo voluto, come gruppo socialisti e democratici, che fossero dati anche più poteri alle autorità di controllo a livello europeo. Tuttavia, nonostante la lunghissima gestazione, è già un fatto molto importante avere raggiunto questo traguardo. L'obiettivo più generale è quello di avere una sempre maggiore trasparenza dei mercati finanziari e la possibilità di avere regole che consentano effettivamente di introdurre qualche elemento di democrazia in una realtà che fino ad ora è stata molto troppo opaca. L'economia al centro del dibattito parlamentare. Jean-Claude Juncker, presidente dell'Eurogruppo, e Jean-Claude Trichet, già governatore della Banca Centrale Europea, hanno condotto un dibattito sulla gestione della crisi negli ultimi due anni. Il gruppo S&D ha invitato Jacques Delors, padre fondatore dell'UE e storico presidente della Commissione Europea, a presentare l'appello per un'alternativa socialista europea contenente le risposte progressiste alla crisi economica e allo strapotere di Angela Merkel e Nicolas Sarkozy. Sentiamo il commento di Sergio Cofferati tra i firmatari dell'appello. L'accentuarsi della crisi economica in Europa, singolarmente in tutti i paesi, ha riproposto il tema di che cosa fare. In Europa è presente in prevalenza la logica della ricerca della stabilità senza politiche di crescita degne di questo nome. Ecco perché i socialisti europei affrontano l'argomento riproponendo la loro visione di crescita, di sviluppo, in grado di creare occupazione e lavoro per dare una prospettiva positiva a milioni di persone in questa parte del mondo. La Grecia in crisi è stata affrontata dall'Europa con azioni di contenimento che hanno impoverito quel paese e senza solidarietà. Quella non può essere la soluzione. Bisogna lavorare attivamente per avere risorse da destinare agli investimenti e solo gli investimenti possono creare occasioni di nuova occupazione, soprattutto per i giovani.
L'allargamento dell'Unione Europea è stato uno dei temi trattati nel corso della sessione plenaria che si è tenuta a Bruxelles. Antonio Panzeri è intervenuto sui progressi compiuti dal Kosovo, mentre Pino Arlacchi si è espresso in merito alle prospettive di adesione della Turchia. Sentiamo. Io penso che il processo di consolidamento della democrazia in Kosovo è un fattore molto importante. Il nostro obiettivo ora è quello di incoraggiare le autorità di governo di Pristina e l'insieme delle forze politiche presenti in Parlamento a proseguire sul terreno delle riforme democratiche, riforme in grado di modernizzare il Paese e di aprire una nuova fase nella vita politica, civile ed economica del Kosovo. Ci sono ancora molti problemi da affrontare, li richiamava il Consiglio prima, e devono essere affrontati con forza e determinazione. E soprattutto devono essere affrontati con la coerenza necessaria da parte delle autorità kosovare. La situazione, è vero, si sta evolvendo. Non possiamo che salutare positivamente lo storico accordo raggiunto tra Belgrado e Pristina in materia di cooperazione regionale inclusiva e rappresentazione del Kosovo nei forum regionali. Tutto ciò può favorire seriamente la stabilità dell'intera regione dei Balcani occidentali ed è motivo di grande rilevanza anche per l'Unione Europea. E proprio in questo quadro, lo ricordava il commissario Füle, che è positivo il fatto che la Commissione abbia avviato uno studio di fattibilità relativo ad un accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione Europea e il Kosovo. I support this resolution because I'm in favor of a full EU membership of Turkey and because I am convinced that the accession process of this country should be completed as soon as possible. I heard many objections to this process and I believe many of them are well grounded, but I believe also that these objections are overshadowed by three facts. First, the contribution of Turkey to the stability of the world economy. The second fact is the strengthening of the global peace generated by Turkey's democratization process and related zero problem foreign policy. The third is the quality of Turkish social policies. L'aiuto ai poveri e alle famiglie in difficoltà è da sempre prioritario nei programmi dell'Unione. Per questo motivo i deputati si sono fortemente opposti all'ipotesi di riduzione del programma europeo per gli aiuti agli indigenti. Paolo De Castro, presidente della Commissione Agricoltura, è intervenuto in aula a difesa dei finanziamenti. Voglio innanzitutto ricordare con viva soddisfazione l'importantissimo risultato che siamo riusciti a ottenere con la proroga fino al 2013 del programma di distribuzione di generi alimentari agli indigenti. Un percorso lungo e difficile che ha visto il coinvolgimento e l'impegno di tutto il Parlamento. Ora la Commissione Affari Sociali e la Commissione Agricoltura insieme hanno voluto che la Commissione Esecutiva prendesse un impegno chiaro davanti al Parlamento Europeo per la prosecuzione del programma dopo il 2013. La dichiarazione dello scorso 6 dicembre, in cui la Commissione prendeva atto della contrarietà di alcuni Stati membri ad un nuovo programma, non può pregiudicare il diritto all'iniziativa legislativa della Commissione, così come previsto dal Trattato. La Commissione deve tenere in considerazione la forte volontà del Parlamento europeo e della larghissima maggioranza degli Stati membri dell'Unione che vogliono la continuazione di questo programma. E quindi prendiamo atto con soddisfazione delle dichiarazioni che ci ha dato oggi la Commissione. Politica di coesione in rinnovamento. È sempre più intensa la discussione sulla proposta della Commissione europea sul regolamento generale che per la prima volta disciplina tutti e cinque i fondi strutturali dell'UE. Tanti sono i punti critici che il Parlamento europeo sta cercando di modificare fin dall'inizio di quello che si prospetta un lungo iter legislativo che porterà a definire la nuova politica di coesione per il periodo 2014-2020. L'opinione di Salvatore Caronna. Siamo in uno dei momenti più importanti della discussione per quello che riguarda la prossima programmazione economica relativa alla politica di coesione, perché sono arrivati a maturazione tutta una serie di elementi che saranno decisivi per i prossimi anni e quindi è fondamentale che il nostro Paese, in modo particolare, assuma fino in fondo tutti gli elementi per poter combattere, perché di questo si tratta, su questo terreno, cercando di mettere in campo una strategia in grado, da un lato, di mantenere viva l'ispirazione fondamentale della politica di coesione, che è quello del riequilibrio tra le varie regioni europee, e dall'altro
essere in grado di difendere gli interessi nazionali del Paese, cioè il fatto che noi abbiamo bisogno che questi fondi che verranno erogati nei prossimi 7 anni vengano spesi nel modo migliore possibile. Sotto questo punto di vista il nuovo ministro della politica di coesione Barca sta facendo un lavoro importante, tuttavia nei prossimi anni noi dovremo recuperare molto in termini di efficienza, in termini di qualità di spesa, in termini anche di programmazione. E sotto questo punto di vista le direttive, i regolamenti che sono stati emanati saranno molto importanti per noi e sarà importante anche sotto questo punto di vista avere la capacità di incidere per quegli elementi che per noi rischiano di essere penalizzanti. Pescatori e ambientalisti insieme per la tutela e la salvaguardia del Mar Mediterraneo, nel segno della biodiversità come bene comune e per promuovere e incentivare la pesca attraverso la sostenibilità ambientale, l'innovazione e la ricerca. Questi temi al centro dell'incontro promosso da Rita Borsellino, che ha visto la partecipazione del commissario Damanaki e del vicepresidente della Commissione Pesca Guido Milana. Sentiamo l'opinione della promotrice. Allora, la conferenza sul Mediterraneo e sulla sua biodiversità da salvaguardare è stato un momento molto importante qui al Parlamento europeo, sottolineato, devo dire, dalla presenza della commissaria Damanaki, che è stata presente dall'inizio e ha fatto una relazione molto interessante, in cui forse per la prima volta ha mostrato una vera apertura nei confronti proprio della biodiversità del Mediterraneo, considerandolo una specificità da salvaguardare o comunque a cui attribuire un'attenzione particolare. Credo che il vero successo possa essere considerato proprio questo. Il Mediterraneo è un mare diverso, va salvaguardato, va guardato nelle sue specificità. Anche gli ospiti che erano presenti sono rimasti molto interessati a questa nuova apertura. Abbiamo sentito delle cose molto interessanti sul Mediterraneo stesso, sulle varie specie di pesci, su come questo sia da considerare veramente una ricchezza per tutta l'Europa e non soltanto per l'Europa. Abbiamo sentito parlare di trivelle che non vanno messe al largo di Pantelleria per cercare il petrolio, quando invece la vera ricchezza del Mediterraneo e di Pantelleria sono proprio la biodiversità del Mediterraneo. Punto Europa termina qui, io vi do appuntamento alla settimana prossima, arrivederci.